Roberto Settimi ed Hermes Cassani, la federazione celebra il campionato nazionale di specialità di ritmica a Bergamo. Cominciamo da Hermes Cassani, che è delegato del federale per la ritmica. Un movimento senza dubbio in crescita, dicevamo anche con Marina Piazza, sull'onda delle farfalle azzurre c'è una base che cresce. Dal punto di vista del movimento, questo è soddisfacente? Quali sono le prospettive? Dunque, abbiamo una situazione molto positiva, grazie ai risultati ottenuti in questi ultimi anni da quella che viene ormai chiamata la squadra delle farfalle, che ha ottenuto 3 titoli mondiali negli ultimi 3 anni, e grazie anche al prima, che poi si è arrivato a questo, ma c'è un prima, c'è un percorso ben preciso che ha portato avanti la nostra allenatrice Emanuela Mancarani, che ha portato l'Italia in vetta al mondo in questa disciplina, e questo ha fatto sì che tutto intorno ci fosse una crescita sia a livello di bambine piccole che possono andare in ginnastica, sia a livello dei più grandi, e non solo crescita tecnica ma anche una crescita di numeri, per cui sicuramente adesso la nostra nazionale di squadra recita un ruolo da protagonista. Le individualiste cominciano a farsi conoscere, e non è un caso che quest'anno alle Olimpiadi di Londra, oltre alla squadra nazionale, avremo anche l'individualista che non avevamo avuto a Pechino. Infatti Giulietta Cantaluppi rappresenterà l'Italia per queste Olimpiadi come individualista. Abbiamo buoni obiettivi con l'individualista di ben figurare, e con la squadra quel che verrà sarà accettato. Noi ovviamente puntiamo al massimo, ma comunque è sempre una cosa da ottenere sul campo. L'importante è non sbagliare, fare bene e rimanere concentrati da qui fino al momento olimpico. Hermes Cassani, la ginnastica è uno sport che è praticato in ogni parte del nostro paese. Ecco, cosa necessita il movimento per una crescita definitiva? Io partirei da queste Olimpiadi, dalle prossime Olimpiadi. Abbiamo anche questo quadriennio ha lavorato e qualificato rappresentanti della ginnastica in ogni disciplina olimpica. Vuol dire che abbiamo una qualificato nel trampolino elastico, che è una disciplina abbastanza difficile, nella quale un po' di sofferenza la stiamo avendo, ma l'abbiamo qualificato. Abbiamo qualificato la squadra maschile, abbiamo qualificato la squadra dell'artistica femminile e Fiora l'occhiello, la ginnastica ha contribuito a fare questo impegno complessivo della ginnastica. Che cosa abbiamo bisogno? Dobbiamo considerare che siamo in una fase economica difficile. I contributi del governo nei confronti del CONI sono in calo, negli ultimi anni hanno subito un costante calo di contributi, e quindi abbiamo bisogno di avere la massima visibilità e riconoscibilità, perché questo trasforma la nostra federazione e ci consenta di acquisire quello che serve per fare un lavoro tecnico ancora migliore rispetto a quello che è stato fatto in tutti questi anni. E quindi io mi auguro che l'occasione delle Olimpiadi non sia solo l'occasione, ma sia l'inizio di un percorso nel quale lo spazio informativo riservato alla ginnastica sia ampliato e consenta al nostro sport di avere quella dignità che merita e abbiamo